Il Pescara non riesce a fermare i campioni d'Italia della scorsa stagione, l'Atalanta. La partita finisce 5-2 per i bergamaschi. La gara inizia con un assalto da parte della squadra di casa che al sesto minuto di gioco trova la rete del vantaggio con Cortovinovis che aggancia un cross da sotterra dalla destra di Traoré. Il numero 10 salta Capitan Camilleri e sigla il suo primo gol stagionale. L'Atalanta non si ferma e continua a martellare, precisamente ai minuti 12 e 24, piccoli in entrambe le occasioni. Non sfrutta benissimo i cross di Brogni ed uno di Bergonzi, spedendo il pallone sempre sul fondo. Il raddoppio non tarda ad arrivare perché al 25esimo minuto Colley scappa sulla fascia sinistra, palla da sotterra al centro dell'area dove Piccoli deve solo spingere in pallone in rete per il 2-0 bergamasco. Nella ripresa parte forte la squadra di Mister Le Grottaglie che al quinto minuto trova la rete del 2-1. Ndiaye non allontana benissimo la palla dopo un gran pressing dei biancazzurri. Pavone accoglie la sfera e segna la sua terza rete stagionale. Due minuti dopo il Pescara trova addirittura il pareggio. Chiarella appena entrato sgattaiola via sulla sinistra, pallone raso terra e Diambo, anche lui appena entrato, si trova al posto giusto al momento giusto per siglare il pareggio biancazzurro. L'Atalanta non ci sta e ricomincia a giocare ai ritmi del primo tempo. Infatti al 14esimo minuto torna in vantaggio con la rete di Traoré, il quale si smarca sulla destra. Cortovinovis a testa alta lo serve perfettamente ed il numero 7 atalantino tira sul primo palo e sigla il 3-2 per la squadra di Mister Brambilla. Al 25esimo la squadra di casa si porta avanti di due reti con Ocoli che si può trovare da solo in aria sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Ruggeri. La partita si chiude definitivamente al 28esimo con la rete di Colley che sfrutta un passaggio del compagno Traoré e segna la rete del definitivo 5-2. 5-2 è il risultato finale al Bortolotti Zigonia di Bergamo. L'Atalanta rimane a punteggio pieno dopo 4 giornate e aspetta il risultato del big match tra Inter e Juventus, mentre il Pescara raccoglie la terza sconfitta di stagione dopo la bella vittoria di settimana scorsa contro la Sampdoria.